esserci quando serve, prendersi cura del territorio, credere nel dialogo, fare squadra per gli interessi comuni. La mia banca lo fa. BCC Felsinia, una banca vicina alle persone e alle imprese, per fare sviluppo in modo condiviso e sostenibile. BCC Felsinia. Valori da condividere, valore da creare. Petronianaviaggi.it. Per voi, da oltre 35 anni, organizza viaggi, vacanze e pellegrinaggi per gruppi e singoli, da Bologna verso il mondo e dal mondo verso Bologna. I luoghi della puntata di Tracce d'Infinito ti emozionano e incuriosiscono. Per viverli in prima persona, partecipa alle nostre visite guidate di Bologna e non solo. Consulta l'elenco completo sui nostri siti www.petronianaviaggi.it e www.bolognacristiana.it. Ci trovi in Via del Monte 3? Ti aspettiamo anche per biglietteria, pellegrinaggi, viaggi e vacanze, da solo o in compagnia. Guardate che meraviglia si apre alle mie spalle, siamo in comune di Alto Reno Terme, Granaglione, una delle aree più boschive di tutto il territorio di Bologna. Qui il silenzio e la bellezza della natura hanno contribuito a generare un'appartenenza religiosa profondissima nella popolazione, che ha eretto chiese, santuari, oratori, nicchia la Madonna lungo le strade e in molte case, tuttora tenute vive e curate. L'edificio che vedete in mezzo agli alberi è il santuario di Madonna di Calvigi, eretto per grazia ricevuta, tuttora meta di pellegrinaggi e di ritiri spirituali. Un inginocchiatoio che si è persa memoria di chi lo abbia costruito vuole ricordare al viandante che non è sufficiente lasciarsi stupire da questa meraviglia, è necessario che il cuore lasci spazio alla preghiera, perché in quel santuario la Madonna ha voluto gettare un ponte sulla terra. Professor Fernando Lanzi, direttore del Centro Studi per la Cultura Popolare. Questo santuario sorge per grazia ricevuta. Cosa sappiamo? Sappiamo che nella metà del 1600, del 1500, anzi 1535 verosimilmente, il parroco di Granaglione, Don Simone Vivarelli, percorreva il sentiero alle nostre spalle per andare verso la Toscana. Viene colto da un acquazzone, si rifugia sotto una scaffa, praticamente una protezione della roccia, e aspetta che spiova. Appena l'acquazzone è terminato, esce da questo, diciamo, riparo e l'intero masso roccioso, per di più di roccia sedimentaria, che gli ha fatto da tetto, frana esattamente, lui era seduto. Non ha un problema, questo è un miracolo, ma un miracolo per intercessione di chi? Della Vergine, perché lui stava recitando il rosario. Quindi allora è ovvio che lui non pensi ad altro. Immediatamente questa cosa viene a risapersi, perché è chiaro, corre al paese, dice. Quindi questo luogo diventa, prima ancora di avere un'immagine, diventa un luogo dove la gente correva a pregare.
subito dopo si chiede, è lo stesso Vivarelli che commissiona un'immagine della Vergine che tiene il bambino in braccio, il quale bambino poi ha in mano il rosario, quindi anche un invito, e il nome prende il nome dal luogo. Il luogo era un luogo brullo, calvo, diciamo così, nel senso che non aveva vegetazione, per cui Calvigi è la spiegazione più verosimile di questo nome, che altre spiegazioni non si riesce a trovare. L'erezione della chiesa quando risale? Allora, l'erezione della chiesa 1630, la famosa grande peste. Granaglione praticamente passa indenne, fa un voto. Se qui rimaniamo indenni, facciamo finalmente a Calvigi, facciamo forse una piccola protezione, c'era stata fatta da subito, ma una protezione all'immagine. E fanno una chiesa, dobbiamo immaginare la metà dell'attuale, che inaugurano nel 1635, e probabilmente anche sulla tradizione di quando Don Simone era stato oggetto del miracolo, si fissa nel 1535 la data del miracolo. Sopra il portale d'ingresso ci sono anche delle lapidi che raccontano un po' questa storia. C'è una lapide molto interessante proprio sulla porta, che è quella quadrata, l'alta, che poi è quella di recupero dalla facciata della prima chiesa, per quella che vediamo oggi è una chiesa ingrandita, almeno raddoppiata, e terminata nel 1902, dal 1890 al 1902. C'è una lapide che ci dice in alto 1635, in basso 1535, e ce lo dice in questo modo: due numeri alla sinistra e due alla destra, e in mezzo la croce, che ha un significato notevolissimo: il senza tempo, Cristo è entrato nel tempo, e da lì si è cominciato a contare gli anni. Questo è anche bello, e quindi fissa la data del punto 1535. Probabilmente a quell'epoca lo si sapeva per tradizione, perché documenti scritti, su mentre si è certi che eravamo nella prima metà del 500, è su questa base che si è creato il 1535. Dietro la chiesa ancora visibile il sasso, quello che rimane del sasso dove era aggrappato il sasso, allora, originario? Diciamo no, nel senso che la parte del sasso che su cui era stata dipinta l'immagine, molto dilavata, perché come ho detto prima è stata parecchi anni all'aperto, diciamo, prima della primissima costruzione, si conserva adesso nella chiesa parrocchiale di Granaglione. L'attuale immagine è una tela che riproduce ovviamente l'iconografia originaria, che risale al 1900, al pieno 1900. Che adesso andiamo a vedere. L'occhio va subito all'immagine mariana, qui venerata. Bene, siamo all'interno del santuario, lo vediamo nella forma finale realizzata nel 1902, ultimi anni del 1800-1902, questi due begli altari laterali, questo con la morte di San Giuseppe che ha per modello il Franceschini della chiesa del Corpus Domini di Bologna, e quest'altro col Cristo presentato, Ecce Homo, presentato al popolo, dileggiato col mantello rosso porporino prima di venire sottoposto alla finale della sua passione. Da notare un'altra cosa: la Madonna viene visitata con un percorso simile a quello di San Luca a Bologna, cioè si sale da un paio di scalette e si va appunto davanti all'immagine. L'immagine che vediamo adesso è una tela del 1987 che ovviamente riproduce il modello originale. L'originale è nella parrocchiale, il pezzo di roccia, l'immagine è praticamente molto guasta. Un'altra immagine fu nel 1000, e l'altra cosa degna di nota, scusate, è una fioriera bellissima, è una devozione tipica delle diocesi di Bologna e di Imola. Fioriera che incornicia l'immagine che si porta in processione, fatta di fiori, proprio perché, come dire, il più bel fiore è comunque l'immagine contenuta al suo interno. L'altra cosa, quindi, quando va in visita, come ho già citato, viene sempre messa nella fioriera. Quando viene portata in processione la Madonna?
ogni 5 anni nella settimana che precede il 15 agosto e va a visitare la parrocchiale. Ogni anno 10, quindi il 10, il 20, il 30 e così via, visita tutto il comprensorio e le manifestazioni durano un mese in quel caso. Una cosa veramente molto bella, e ogni tappa i devoti aspettano la devozione della Madonna e hanno preparato a terra con petali di fiore o altarini con immagini proprio l'arrivo della Madonna, che è come si faceva anche a Bologna e non si fa più. Questo nei giorni vicini alla festa annuale, che è nel mese di agosto, il 15. La festa annuale è il 15 agosto, perché si è legata a questa tradizione. Non è che sia accaduto il 15 agosto il miracolo, non lo sappiamo, però da subito si scelse quella data per festeggiare questa Madonna. Don Michele Veronesi, rettore del santuario e parroco di 5 parrocchie di questo territorio. Qual è il messaggio della Madonna di Calvigi? Io direi che il messaggio della Madonna di Calvigi è un messaggio molto generale e comune a tutta la devozione mariana. È il messaggio di una madre che vuole aiutare i suoi figli. E quindi è un invito alla preghiera da rivolgere a questa madre per chiedere aiuto contro i pericoli, contro le malattie, un aiuto nella fede, un aiuto per avere la forza d'animo per affrontare tutte le difficoltà. Questo è il messaggio principale. Poi potrei aggiungere solo un aspetto particolare legato allo spopolamento che negli scorsi decenni, potremmo dire nel Novecento, è avvenuto in queste zone. Visto che tantissimi sono partiti da queste zone e sono andati soprattutto verso le città, ma comunque in altri territori, ecco allora che la Madonna di Calvigi era ed è invocata anche per la protezione di questi suoi figli granaglionesi, ecco, che si sono allontanati da qui. C'è anche una confraternita nata recentemente. Sì, si tratta di una confraternita che è nata nel 1996, approvata dal Cardinal Giacomo Biffi, che si riallaccia però a un'antica confraternita che esisteva nel 1600, chiamata Confraternita della Madonna della Cintura. Comunque quella attuale si chiama semplicemente Confraternita della Madonna di Calvigi. Quando è possibile visitare il santuario? Ecco, d'inverno, diciamo, il santuario è chiuso. Se ci fossero gruppi interessati, potremmo anche trovare modo di aprirlo per quei gruppi, ma normalmente è chiuso. Viene riaperto solennemente il 1 maggio, poi si prega tutte le domeniche di maggio di pomeriggio, si celebra la messa tutte le domeniche di luglio e di agosto, sempre nel pomeriggio, ed è aperto per le visite in questi momenti di preghiera e di Santa Messa e tutti i giorni, anche feriali, nel mese di agosto al pomeriggio. Questo è un luogo dove il silenzio davvero invita alla preghiera e a ritrovare se stessi. La struttura che abbiamo alle nostre spalle era abitata da un romitto, ora non più, però è a disposizione di gruppi che vogliono vivere un'esperienza residenziale qui. Sì, 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 sì. È esattamente una struttura per gruppi a scopo educativo, in spirito cattolico, a 29 posti a disposizione, ma soprattutto ottimi servizi, bagno e cucina. Poi è vicina alla chiesa e quindi facilmente si può andare in chiesa a pregare, a celebrare la messa o a meditare, ad adorare il Signore. Ora facciamo una seconda tappa del nostro itinerario, che è quella all'oratorio del Poggiolo. Ne avete tanti di oratori in questo territorio, ma quello ha una vivacità particolare. Se possiamo dire così, sì. Mi conferma? Sì, lo confermo.
forse ce ne sono altri due ancora che hanno una buona vivacità, ma adesso parliamo di quello del Poggiolo, che è proprio nel paese di Granaglione, mentre qui ci troviamo fuori dal paese, come avete visto. In mezzo alle case del paese c'è questo bel oratorio dedicato alla Beata Vergine delle Grazie. Dove nell'estate c'è messa? Non solo d'estate, da dopo Pasqua fino a settembre la messa feriale fissa, tutte le settimane, il mercoledì. E poi in maggio tutti i giorni il rosario. E adesso andiamolo a vedere. Fernando Lanzi, questo oratorio è così amato che è stato eretto originariamente in un altro punto e poi è stato trasferito per non doverlo abbattere. Com'è andata? È andata così. Allora, costruito nel 1831 da tre parroci locali in una località chiamata Il Poggiolo, 100 metri da qui verso la parrocchiale, quando nel 1921 si tracciò la carrabile, la posizione dell'oratorio ingombrava, per cui d'accordo e con la ditta appaltatrice e con altri, l'oratorio fu abbattuto e trasferito in questa zona, ma il nome del Poggiolo è rimasto. I tre parroci che a loro spese lo fondarono nel 1831, e cioè Matteo Maciantelli, Domenico Nanni e Venceslao Nanni, fece un oratorio privato ma a uso pubblico, quindi passò sempre agli eredi Maciantelli e Nanni. Nel 1921 appunto l'oratorio fu trasferito qua e la cosa continuò disturbata fino al 1972, quando gli eredi dissero per motivi di sicurezza lo chiudiamo. Ovviamente la popolazione insorse, ma come? Ci fu una varie questioni. Nel 77 gli eredi lo misero in vendita. Scattò veramente una devozione popolare ma notevolissima, si costituì il comitato Chiesina del Poggiolo, non oratorio, Chiesina del Poggiolo, che raccolse non pochi soldi per comprare il terreno, l'oratorio, restaurarlo e consegnarlo alla parrocchia, in particolare con una cerimonia, il 18 agosto del 2000. L'interno è semplice, però davvero molto accudito. Si vede proprio che c'è una devozione viva e curato, è proprio bello. Esatto, qui la devozione è veramente sentita. Basta venire, la messa viene detta d'estate. La prima dedicazione fu alla Santa Croce, poi la Madonna delle Grazie, perché appunto è la Madonna che intercede per avere delle grazie presso il Figlio. E veramente c'è sempre qualcuno. Ancora un'altra tappa. Siamo arrivati nella chiesa parrocchiale di Granaglione, antica e bellissima, dedicata, professor Lanzi, a San Nicola di Bari. Sì, dedicata a San Nicola di Bari circa 140 anni dopo l'arrivo delle reliquie di Nicola a Bari. Quindi ci dice della importanza e della diffusione della devozione verso questo santo. È una chiesa già nell'elenco bolognese del 1300, quindi si configura come una delle parrocchiali, direi quasi più vecchie sicuramente, la montagna. Questo aspetto che lei ha detto è veramente molto interessante. Bari era lontanissima da qui, era una città. Il culto a San Nicola è arrivato in questo luogo di montagna dove le comunicazioni erano molto difficili, poco tempo dopo. Una via molto probabile per spiegare il culto fino qua verso San Nicola, non dimentichiamo che qui siamo in una delle varianti della via Francigena. Allora da qui il commercio, i pellegrini, allora se andavano verso sud si andava a Roma, se andavano verso nord a Santiago di Compostela. E quindi è chiaro che il pellegrino, magari pugliese, si muoveva conoscendo i propri santi, è arrivato nei vari paesi, parlava e quindi in questo modo abbiamo la trasmissione di molte devozioni. Il fatto che sia arrivato così presto fino qui ci dice di quanto era forte quella devozione.
Cos'è rimasto di quella originaria fondazione della chiesa attuale? Della fondazione antica, direi una banalità, è rimasta la chiesa, non certo nella forma attuale, perché si è modificata nel 700-800, ma è rimasta la chiesa, chiesa appunto già documentata nel XIII secolo, quindi siamo certi di questo, non c'è problema. La struttura che è accanto alla chiesa è un antico oratorio? Sì, gli oratori sono abbastanza comuni in montagna e nascevano intorno a delle confraternite, le confraternite che si legavano a un culto particolare. Questo oratorio, l'oratorio dello Spirito Santo, ed è appunto del fine 1500. Anche il portico è davvero molto caratteristico. Allora, dal punto di vista architettonico, la bellezza di questo portico, veramente un portico molto nobile, molto bello, molto slanciato, per cui ci dice di quanto la devozione verso un santo influisse sui confratelli, che quindi erano molto generosi nelle offerte e nel desiderio di avere dei progettisti di valore. L'interno. Sì. Dunque, l'interno, siamo in una chiesa di taglio decisamente barocco, anche se molto contenuto, che presenta parecchie cappelle laterali molto ricche di opere d'arte. Vorrei mettere in evidenza una Pietà della fine del 1500, con appunto la Vergine che tiene il figlio morto e Maria Maddalena in statue, e altre cinque figure, Maria di Cleofa, Maria di Saloma, il giovane Giovanni Evangelista, Giuseppe e Nicodemo invece sono dipinte da fresco sul muro, una cosa molto interessante che in qualche modo numericamente manda un compianto, pur non essendo un compianto. Poi abbiamo nelle cappelle laterali figure molto importanti anche per la devozione popolare, Sant'Antonio di Padova, il santo dei miracoli per eccellenza, Sant'Antonio Abate e Santa Lucia che stanno pregando la Vergine a vantaggio ovviamente dei fedeli. La San Gregorio Magno che sta, diciamo, salvando le anime del purgatorio, un culto molto forte dopo il 1500, e sull'altar maggiore, che è praticamente la pala principale, abbiamo l'incoronazione della Vergine ad opera della Trinità, mentre sotto vi è una notevole sequenza di santi importantissimi, oltre al titolare San Nicola di Bari, che ha come suo vicino San Biagio, protettore della gola, in queste zone è bene proteggerla, San Rocco per i pellegrini, San Pellegrino per i pellegrini e Rocco per la peste, Pellegrino come accompagnatore di pellegrini, San Lorenzo, un altro nome fra l'altro molto usato un tempo per i giovani, appunto che protegge contro le ustioni. Quindi siamo in presenza di una chiesa veramente importante che continua in questa valorizzazione granaglionese a farti vedere come il granaglionese sia ricchissimo di opere d'arte, magari non molto conosciute al di fuori della zona, ma che vale veramente la pena venire a vedere. E adesso scopriamo quali sono le devozioni ancora vive. Don Michele Veronesi, la ritroviamo di fronte a questo altare che a lei è caro. Sì, perché c'è un bellissimo crocifisso e ogni qualvolta passo qui davanti l'occhio mi cade proprio su questo crocifisso e su quello che il Signore ha patito per noi. Vorrei parlare con lei appunto delle tradizioni legate a questa parrocchia. Una si riferisce proprio a San Nicola. Abbiamo anche una bella vetrata nella chiesa che racconta. Ecco, ci dica un po'. Sì. Allora, nella vetrata spicca anzitutto la figura di San Nicolò. Noi lo chiamiamo Nicolò, anche se a Bari dicono San Nicola ed è conosciuto maggiormente come San Nicola. Spicca la sua figura e si vedono in basso
tre fanciulli, tre bambini, ed è un richiamo ad un episodio della vita di San Nicola, in occasione del quale egli salvò, o meglio risuscitò tre bambini. Inoltre, nella stessa vetrata potete vedere anche i pani. I pani sono segno della grande generosità e bontà espressa da San Nicola in tanti episodi della sua vita, e proprio i pani noi distribuiamo in occasione della festa annuale del nostro patrono nella domenica più vicina, al 6 dicembre. Li benediciamo i pani e poi li distribuiamo ai presenti. Qualcosa sulla vita parrocchiale, perché immaginiamo che qui sia soprattutto vissuto d'estate. Sì, anche se in verità riusciamo a celebrare la messa con non tante persone in tutti i periodi dell'anno, però col bel tempo, con la bella stagione, con il ritorno di tante persone nelle seconde case, che poi per alcuni sono le prime case, le case antiche di famiglia, ecco, la chiesa si riempie maggiormente, c'è più partecipazione, qualche volta vengono anche dei gruppi parrocchiali o scout, ospiti del romitorio, della casa accanto al santuario di Calvigi o di un'altra casa per gruppi, che è sempre qui a Granaglione. Ora vi mostriamo in esclusiva le immagini di un oggetto preziosissimo che viene costruito qui in questa parrocchia, ma normalmente non è esposto al pubblico: il sasso su cui in origine era stata dipinta la Madonna di Calvigi. Sì, è un pezzo veramente da 90, diciamo, della nostra parrocchia. Vi ricordo che la parrocchia di Granaglione è la titolare anche del santuario di Calvigi. Ecco, quel sasso ha subito un restauro nel 1987 dalla stessa persona, che era anche un artista, che poi ha trasportato l'immagine su tela, creando la sacra immagine che adesso usiamo, veneriamo e che usiamo nelle processioni. Davvero una grande emozione, ringraziamo tantissimo per questa possibilità che ci è stata data. E noi ringraziamo voi per averci seguito, ci vediamo alla prossima puntata. Esserci quando serve, prendersi cura del territorio, credere nel dialogo, fare squadra per gli interessi comuni. La mia banca lo fa. BCC Felsinia, una banca vicina alle persone e alle imprese, per fare sviluppo in modo condiviso e sostenibile. BCC Felsinia, valori da condividere, valore da creare. Petronianaviaggi.it. Per voi, da oltre 35 anni, organizza viaggi vacanze e pellegrinaggi per gruppi e singoli, da Bologna verso il mondo e dal mondo verso Bologna. I luoghi della puntata di Tracce d'Infinito ti emozionano e incuriosiscono. Per viverli in prima persona, partecipa alle nostre visite guidate di Bologna e non solo. Consulta l'elenco completo sui nostri siti www.petronianaviaggi.it e www.bolognacristiana.it. Ci trovi in Via del Monte 3? Ti aspettiamo anche per biglietteria, pellegrinaggi, viaggi e vacanze, da solo o in compagnia.